Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Il video di oggi sarà un video svuota la spesa a Lidl dopo le vacanze. Da un sacco che non andavamo a fare la spesa, finalmente oggi ci siamo andati. Faccio le solite premesse: non vedete la verdura perché sapete abbiamo l'orto, abbiamo comprato qualcosina di frutta e qualcosina di carne, ma poi Giorgio per la frutta passerà alla bancarella della frutta dove ormai andiamo di solito, e carne ne avevo già in freezer quindi non ne ho presa tantissima. Comunque vi faccio vedere quello che ho preso. Ovviamente ciò che non vedete in questo video è perché lo avevamo già in casa e quindi non l'ho comprato per quello. Allora, iniziamo dal frigo e freezer. Prima cosa che abbiamo comprato è il macinato misto di suino e bovino, che uso o per fare il ragù oppure per fare le polpette o il polpettone. Vi ho girato diverse ricette qua sul canale, quindi se volete vederle vi basterà cercare magari polpette, francigi, eccetera, oppure se riesco vi lascio magari qualche video qua. Poi abbiamo preso l'asiago pressato DOP, questo qua della settimana XXL, nel frattempo c'è Giambi dietro che mi fa i dispetti, le chicche tricolore che sono questi gnocchetti di patata piccolissimi, li abbiamo già acquistati e sono davvero davvero super buoni. Io li faccio o con un po' di sugo semplicemente, oppure con burro e salvia, oppure con olio e formaggio. Poi ho preso anche questa già acquistata super buona, la sfoglia fine per lasagne, queste qua, e praticamente potete metterla già a crudo quando dovete fare le lasagne in forno, non serve scottarla. Poi abbiamo preso 3 confezioni di prosciutto cotto alta qualità nostrano. Questa volta ho preso questo qui, che dice carne 100% italiana, non quello che prendevo di solito, perché quello che prendevo di solito aveva un aspetto pessimo, e abbiamo preso 3 confezioni di queste qua. I prezzi come sempre ve li dirò alla fine, così a chi interessa non li guarda, a chi non interessa non stoppa il video. Poi per Giambi abbiamo preso le Kinder fette al latte, questa la confezione grande, lui le mangia al mattino a merenda. Poi abbiamo preso le nostre solite focaccine alla toscana, queste qua che sono 3, io vado a scaldarle semplicemente per pochi minuti in friggitrice ad aria, sono davvero buonissime per quando non abbiamo il pane. Per Giambi ha voluto questi nuggets a forma di dinosauro, giusto per togliersi lo sfizio, quindi li ho acquistati, penso che ci siano solo in alcune settimane, e erano molto carini, all'interno vedo che ci sono anche le salse. Poi, sempre utile per fare qualsiasi preparazione come torte salate, pasta pasticciata, pasta al forno, anche a volte sulla pizza, è il simil garbanino, questo formaggio a pasta filata. Io lo compro, lo tengo in frigo, quando mi serve ce l'ho lì. Una confezione di tisellini di questi Primavera Findus. Poi Giambi ha preso i Kinder Merendero, ne manca uno che ha mangiato in macchina, uno lo abbiamo lasciato a mia suocera per domani quando va lì, e quindi per questo ne vedete solo uno. E la prima borsa è vuota, abbiamo preso questi gamberetti boreali che io prendo sempre, mi ci trovo bene, li uso per fare risotto, per metterli nelle insalate, e a volte io li mangio anche nel toast, perché io amo i gamberetti, come sapete i gamberetti e il salmone sono la mia passione. A proposito di frigo e freezer, quando eravamo in vacanza in Calabria, siccome mio zio ci ha preso i salami e abbiamo preso anche dei dolcetti tipici di là, abbiamo trovato, mio zio mi fa, per portarli su ti conviene prendere delle borse frigo. Ovviamente non volevo andare a prendere una borsa frigo che poi non avrei utilizzato perché ne ho già tante qui a casa. Volevo, mio zio fa, prendi quelle per la spesa, e al Conad per tipo 2 euro una roba del genere c'erano queste qua con la zip, che sono davvero super capienti perché sono belle grandi e super super comode rispetto a quelle che usavo di solito, che dopo vi faccio vedere. E mi sono pentita di averne prese solo 2, perché sapete che noi abbiamo comunque mezz'ora di macchina per tornare a casa dal supermercato, e quindi sia d'estate che d'inverno io vado a utilizzare sempre le borse termiche per evitare che gli affettati, il pesce, il gelato eccetera subiscano sbalzi di temperatura, e li abbiamo presi al Conad. Devo vedere se li trovo anche qua per prenderne un'altra, perché sono davvero super super comode. Me l'ha detto anche Jobby, che oggi è venuto a fare la spesa con me, perché era una maxi spesa in cui dovevo prendere delle cose per mia suocera, per quello che prima siamo passati da lì. Comunque non mi perdo più in chiacchiere. Per Giambi le Kinder Pingui, questa è qua la confezione convenienza. Mi sono dimenticata di dirvi all'inizio video che solitamente questa spesa è una spesa mensile che ci dura per tutto il mese, delle cose grosse, poi ovviamente quando finisco quella cosa vado al supermercato e la prendo. Poi qua ci sono le altre 2 confezioni di prosciutto come quelle di prima,
e le nostre solite tre confezioni di Speck, questo qua con il marchetto su Tirol. Scusate se la luce non è delle migliori, ma è sera, ho acceso tutte le luci di casa, però è sempre una luce artificiale. Poi ho preso da fare in friggitrice ad aria o in padella e questi fusi di pollo che ho già preso da Lidl e con cui mi trovo bene. Poi Jobby mi passa la pancetta affumicata a cubetti, questa qua per fare la pasta al baffo, alla carbonara, eccetera. Per la pizza le usiamo solamente per quello le mozzarelle, oppure a volte le andiamo a tagliare sopra i pomodori e facciamo la caprese con i pomodori dell'orto. Poi abbiamo cosa mi passa Jobby, tre confezioni di grana padano grattugiato che era in offerta. Per fare il pesto col basilico dell'orto ho preso invece proprio il pezzo di grana padano top. Jobby tra l'altro quando andrà alla bancarella mi prenderà anche il pecorino, ricordati Jobby, perché lo vendono ed è davvero buonissimo. Poi per me per la mattina, prima di andare al lavoro di solito bevo sempre questi yogurt qua che sono tipo gli Activia e mi piacciono tanto questi al gusto fragola. Non può mancare mai la pasta sfoglia in frigo che salva tantissimi pranzi e tantissime cene. La mozzarella per la pizza, per fare o la pizza o la metterò magari metà nella pizza metà nelle lasagne. Sapete che io ho la passione per la feta che vado a usare soprattutto con l'insalata oppure per fare la pasta. Poi siccome io e Giambi ci siamo appassionati ormai ai cookies che abbiamo visto sulla pagina Instagram di Tortinsù, ma si possono fare ovviamente anche col burro. L'altra volta le abbiamo fatti con l'olio, questa volta ho preso il burro che ce l'ho in casa, che devo fare comunque dei dolcetti perché non ne avevo più. E visto che comunque le galline della suocera producono meno uova, perché qua sta tornando ad essere un po' freschino, abbiamo preso due confezioni di uova. Mami! E Jobby ha preso i gelati XXL, questi cornetti qua. Qua è arrivato Jambi, dimmi Jambi. Ma... sì, li facciamo vedere perché sennò non la finiamo più. Jambi ha scelto come merenda per la mattina i pangoccioli, questi qua. Ok? Con le gocce di cioccolato. Che hanno all'interno le gocce di cioccolato. Stamattina invece Jambi ha fatto colazione proprio con i biscottini di Tortinsù. E quindi adesso vorrei un po' eliminare le merendine, non ne mangio tantissime però vorrei comunque eliminarle e anche lavorando cercare di fare delle ricette veloci un po' più sane da dargli da mangiare. Se magari Jobby mi chiudi la porta che avete aperto forse si vede un po' meglio perché è davvero tutto molto buio. Mami, le ho aperte. No, adesso le metti via che è ora di cena. Ma le metto là. Metti via. Allora, forse adesso si vede un pochino meglio, comunque continuiamo. Ho preso gli gnocchetti alla tirolese, io vado a fare semplicemente o con la pancetta e un pochino di burro, oppure con burro e salvia. Questo non serve. Questo qua non serve. Erano in offerta i bastoncini, questi qua della linea di Lidl, quindi li ho presi perché ogni tanto è una cena veloce, che a Mattia piace molto. Per me non poteva mancare il salmone, questo qua, affumicato scozzese, oggi c'era solo questo, quindi mi sono accontentata di quello che c'era. Per Jobby abbiamo preso queste salsicce bianche che a lui piacciono tantissimo, sono di carne suina e le avevamo mangiate in Germania con i krauti, sono davvero super super buoni, i krauti li abbiamo in freezer, quindi una sera di queste potremo fare appunto le salsicce sulla piastra con i krauti. I krauti sapete che li fa Jobby, anche di quello vi avevo fatto un video, io non sono molto brava. Poi ho preso, ispirata perché l'ho visto ultimamente sulle pagine Instagram di moltissime ragazze, ho preso questi fiocchi di latte da provare, magari per le insalate o sul pane come dice qua, perché quando torno a pranzo se non mi preparo qualcosa la sera o non avanza qualcosa mi faccio sempre cose molto ma molto veloci. E per stasera, visto che è tardissimo perché sono già le 19:30, abbiamo preso le pizze surgelate, queste qua di Taverna Giuseppe, e che proveremo e poi vi farò sapere nei prossimi video come sono. E questa era la roba del frigo e del freezer che adesso io vado a mettere a posto e noi ci ragioniamo dopo. Allora, eccoci, continuiamo con il mio super aiutante Jobby. Abbiamo preso la carta igienica, la nostra solita amata Coralis, quella a 4 veli che costa tipo 4 euro e ce ne sono dentro un sacco di rotoli perché sono 10 rotoli. Erano in offerta e Jobby li ha presi per lui per la mattina, i pavolettini alla di cocca, questi qua XXL. Ho aumentato la luminosità della videocamera, spero si veda meglio. Poi per me, ne ho preso uno per provarlo, ho preso questo reggiseno, ho preso la taglia 3B,
L'ho visto perché c'era lì aperto e mi sembrava molto ma molto confortevole così vedendolo. Adesso ve lo apro, ve lo faccio vedere. È super super morbido e anche super carino. Ed ha però l'unica cosa che non mi convinceva tanto, per cui non ho preso più di uno, è che ha i ferretti sotto. Io non sono amante dei ferretti, però è davvero super super carino con tutto il pizzo e qua è davvero morbidissimo. Quindi ne ho preso uno per provarlo, c'era sia nero sia color carne, poi c'era rosso, c'era insomma di vari colori. E vi ho detto, ho preso la taglia 3B, sperando che mi vada giusta. Poi abbiamo preso il pane per le bruschette, questo qua grande, con cui ci troviamo bene. Io lo faccio sulla piastra e poi ci metto sopra i pomodori, semplicemente. A volte faccio pomodori e tonno, a volte solo pomodori, a volte pomodori e mozzarella. Poi da tenere in casa il pan bauletto per quando non abbiamo il pane. È arrivato Giobbi. Oh. È arrivato Giambi che ha preso anche le Kinder pane choc. No, è la brioche. Sì, sono brioche, Kinder pane choc si chiamano. Poi sempre Giambi ha voluto le banane, io le prendo sempre belle verdi perché sennò durano un giorno e il giorno dopo sono marce. Abbiamo preso le mandorle, queste qua, che io porto al lavoro da mangiare durante la mattina, e idem vale per il mix di uva secca. Altre mandorle che hanno all'interno noci, mandorle, uva sultanina e mirtilli rossi. È super super buono. A me mi piacciono le mandorle. Ti piacciono le mandorle? Sì. Poi abbiamo preso due confezioni di pan grattato per fare le cotolette, il gatto e mami, tutto il resto. Mamma, questo lo vedo io. Che devi fare con quello, amore? Le mangio io. Ma stai già mangiando il pane? Ma quando le ho finito mangio. Quando hai finito poi vieni a chiedermi che te lo do, ok? Poi non l'avevo mai vista e mi ispirava. C'è scritto di Sardegna, fratelli Cellino, penne rigate biologiche, 473 è il numero. Era la prima volta che la vedevo, quindi ho deciso di prenderla per provarla. Sapete che noi di solito compriamo sempre la pasta Felicetti, che viene prodotta qua in Trentino. E di questa pasta qua, oltre alle penne, ho preso anche gli spaghetti, che non so dove sono. Per Giambi abbiamo preso i popcorn, questi da fare nel microonde, che a lui piacciono un sacco, li mangiamo la sera magari quando guardiamo un cartone o un film sulla TV, anche al pomeriggio. Poi ho preso il mio solito sgrassatore della Winnis, che se non avete ancora provato vi consiglio perché è davvero ottimo, soprattutto per l'acciaio che lascia super super brillante ed ha un potere super sgrassante, però mi sa che perde un po' perché è tutto umidiccio. Idem vale per il multiuso, che è ottimo anche questo, io lo utilizzo sulle superfici della cucina, sulle superfici lavabili. Per pulire i bidoni dell'immondizia, a volte Mattia porta fuori i giochi prima di riportarli dentro, io utilizzo sempre le salviette igienizzanti, quindi ho preso queste qua della Citrosil. Poi oggi ero in bene, ho visto le galatine, non ho saputo resistere, sono le mie caramelle preferite, quindi mi sono presa una confezione di galatine. Poi, molto meno interessante, le spugne da cucina. Io uso queste di Lidl e mi trovo bene perché hanno comunque una lunga durata. Dimmi amore, cosa non senti? Per fare i cookies che vi dicevo prima, ho preso le gocce di cioccolato, ne ho preso due confezioni, adesso non so dove è l'altra, saltela poi dopo. Eccola qua, l'ha tirata subito fuori Giobbi, queste qua della Bel Bake, che sono ottime. Poi per me ho preso la mia solita cioccolata, mandorle arancia, questa qua, al 56% di cacao. Super buona, ve la consiglio. Rullo di tamburi, chi mi segue da tempo sa che Giobbi ogni volta che andiamo a fare la spesa compra la sua cioccolata della Pinker Record, anch'io. Che è la sua preferita e che sta influenzando anche Giambi adesso. Giambi ha voluto, perché lui è amante dei mirtilli, come li chiama lui, questi qua i mirtilli, questa confezione è da 250 grammi. Sì, adesso li abbiamo tutte, li do, finisce il pane. Poi abbiamo preso un barattolo di Nutella da 1 chilo per non farci mancare niente. Che mio papà lo mangia tutta. E me lo dice anche Giambi, che suo papà la mangia tutta, perché Giambi è un furbacchione, eh. Se la mangia di nascosto a scucchiaiate. E non dovete farla vedere ai vostri papà. La Nutella, bimbi, nascondetela dai vostri papà, ha detto Giambi, perché sennò se la mangiano tutta loro. Io non la mangio perché a me la Nutella non piace. Comunque ho preso per... A te ti piace il panino con la Nutella. Comunque, dopo tutti questi deliri familiari, continuiamo. Allora, ho preso la camomilla perché Giambi è amante della camomilla.
Ho preso sia questo estratto solubile già zuccherato, che non ho mai preso, è la prima volta che prendo. Sono delle 20 buste monodose. E poi abbiamo preso anche l'altra normale, che non so dov'è. Poi Jobby si è preso una cassa di birra Ichnusa Anima Sarda, qua non solo una bottiglia, perché ha preso una cassa appena bottiglia per non aprire la cassa. Intelligenza maschile. Poi ho preso il dentifricio Elmex, che ci consiglia sempre il nostro dentista, sia per Mattia sia per noi. Lui ci dice che è il migliore, perché contiene fluoro, da quello, infatti, fluoruro amminico, questo qua. Comunque, ce lo consiglia il nostro dentista, noi ci fidiamo e lo compriamo. Per lavare la lavastoviglie ho preso questo qua, per lavare la lavastoviglie. Io ho Jobby che mi passa le cose da una parte, Jobby che me le passa dall'altra. Comunque, da provare, perché non li ho mai provati. Ho preso questi biscotti con cereali e gocce di cioccolato da portare al lavoro e sgranocchiare in ufficio. Questi sono miei. Poi ho preso l'altra confezione di camomilla, questa qua la prendo spesso e mi ci trovo bene. È la marca di Lidl, dove ci sono tutti i tè e tutte le tisane. Sì, sì, lo sanno, glielo ho detto che l'abbiamo presa per te. Sì, gli piace a Jobby. Avete capito che gli piace a Jobby? Poi abbiamo preso i lieviti di birra disidratato, perché adesso ricomincia la stagione dei pani, delle pizze e tutto il resto. Sempre per la lavastoviglie Jobby ha scelto il profumo limone. Questo qua è il profumatore per la lavastoviglie. Di solito io una volta al mese vado a fare il cura alla lavastoviglie e dopo vado a cambiare il profumatore. Abbiamo preso i bicchierini, questi qua del caffè, che usiamo sia per fare il pesto sia proprio quando siamo di fretta al mattino per farci il caffè. Jobby è amante dei sacchetti per il pattume profumati. Oggi ho visto che c'è, l'ha detto Jobby, ci sono i tuoi sacchetti, e quindi li abbiamo presi. Questi qua sono alla lavanda, aiutano ovviamente a evitare che la spazzatura puzzi, soprattutto adesso che fa molto caldo, perché qua era tornato fresco, la sera è fresco, però durante il giorno è molto caldo. Ma cosa abbiamo preso, Jobby? Abbiamo preso tre confezioni di passata di pomodoro, questa qua bio, che io prendo spesso e mi trovo bene, perché quest'anno non abbiamo fatto la passata. Sì, ne fate vedere, ho detto che abbiamo preso tre. Poi, sotto vostro consiglio, visto che vi ho detto che in ferie mi è venuto un po' di forfora, un po' di secchezza sulla cute, mi fa prurito, mi avete consigliato lo shampoo di Head & Shoulders, che oggi c'era lì da Lidl, quindi l'ho preso. Ho preso questo qua, mentolo fresh. Mamma, poi vi farò sapere come mi trovo. Ma che niente il pane? Non ti piacciono queste amore le mandorle? Non ti piacciono? Non mi piacciono. Te lo apro, papà. Poi per gli ultimi aperitivi in terrazza abbiamo preso le tortilla San Formaggio. Queste qua sono davvero super super buone. E li sta aprendo papà. Oppa! Un melone retato, che piace molto a Jobby, vero? Perché Jobby è un goloso di frutta, voi dovete sapere, un golosone. Poca verdura ma tanta frutta. Tra l'altro questo melone qua fa un profumo pazzesco. E anche oggi ovviamente abbiamo contato gli spicchi, che erano 11, quindi sono più di 10, dovrebbe essere super buono. L'altra volta effettivamente era davvero buono. Poi ho preso il Maxi Vanish, che sapete io mi trovo benissimo per eliminare le macchie senza star lì a strofinare più di tanto. Lo vado ad aggiungere al normale detersivo nella vaschetta. Comunque trovate poi tutte le istruzioni scritte sul Vanish. È uguale a quello in polvere, solo che è liquido. Secondo me questo liquido è più efficace di quello in polvere. La pasta che vi dicevo prima, però gli spaghetti. Poi Jobby, cosa abbiamo ancora? Io metti li ho già fatti vedere. HD Acta Digeribilità, il latte, questo qua della Granarola, perché era in offerta, costava 1,09 euro se non erro. Poi per fare la grappa di basilico, Jobby ha preso i limoni, questi qua biologici, perché usiamo sia la buccia che il succo. Jobby si è mandato il panino, quindi abbiamo preso 6 panini. E basta, non abbiamo preso nient'altro, ma Jobby, tutto vuoto qua, come mai? Stavolta abbiamo preso pochissimo, Jobby. Ce la faremo a fare tutto il mese? Ciao a tutti! Questo qua è lo scontrino. In totale abbiamo speso 221,16 euro. Adesso aspettate che... Mamma mia! Avendo aumentato la luminosità, non so se riuscite a vedere. Aspetta la pizza! Ecco, questo è il totale. Adesso, alla velocità della luce, vi dico un pochino di prezzi. Il reggiseno l'ho pagato 6,99 euro, la birra di Jobby è costata 22,25 euro.
Poi abbiamo comprato il pan grattato a 0,55 al pezzo, la carta igienica 3,99 euro, la passata di pomodoro 0,89 al pezzo, la cioccolata di Jobby 2,19 al pezzo, il latte ve l'ho già detto, il deodorante per la lavastoviglie 0,99, il vanish 5,49 euro, i popcorn 0,89, le spugne 1,29, i sacchi profumati per la spazzatura 1,29, le gocce di cioccolato 1,49 a confezione, e qua cos'è? Di sarde, ah, la pasta 0,79 a confezione, il cura lavastoviglie 2,79, e il cioccolato mio 1,69, quello con mandorle arancia, i bicchierini 2,19, il multiuso della Winnie's 1,49€, le galatine 1,99€, il citrosil 1,79€, lo sgrassatore della Winnie's 1,49€, lo shampoo delle Dell Shoulders 2,69€, il pane per bruschetta 1,89€, il pan bauletto 1,09€ a confezione, e il mix di frutta secca 2,65€, le mandorle 3,69€, i fagottini alla albicocca di Jobby 1,89€, i pangoccioli 2,19€, i panini 1,14€, e le tortillas 1,19€, i kinder di Jambi 3,29€, gli altri kinder, quelli pane choc 2,89€, e gli spaghetti, vabbè, costano sempre 0,79€, il lievito in polvere 0,59€, e le banane 1,48€, il dentifricio della Elmex 3,89€, i mirtilli 2,69€, la Nutella 6,99€, la camomilla in bustina 0,65€, il melone 2,47€, la camomilla solubile 1,19€, i limoni 1,29€ al pezzo, i biscotti... L'ho fatto vedere il pane, Mattia. I biscotti, quelli là con i cereali, le gocce di cioccolato 1,09€, lo yogurt che vi ho fatto vedere prima, quello da bere 1,89€, le mozzarelle 1,89€, il burro 2,39€ al pezzo, le uova 1,19€ al pezzo, il grana padano, il pezzo per fare il pesto 4,89€, la provoletta 1,79€, la feta 2,09€, i nuggets a forma di dinosauro 3,49€, il grana padano 1,29€, i pisellini della Findus 4,49€, il kinder fetta al latte 2,29€, la pasta sfoglia rotonda 0,99€ al pezzo, i gamberetti 5,49€, la mozzarella multipack 4,99€, quindi quella fresca per intenderci, il prosciutto cotto 2,25€ a confezione, lo speck 1,69€ a confezione, il macinato 3,49€, i fusi di pollo 3,99€, ma c'era il coupon della Lidl Plus, quindi li abbiamo pagati solo 2,99€, i fritz di pizze che faremo stasera 6,49€, la sfoglia per lasagna 0,99€, le chicche di patate 1,59€, i kinder pinguì 2,49€, l'asiago 3,49€, le salsicce di Jobby, quelle bianche 3,29€, i fiocchi di latte 0,99€, la pancetta a cubetti 1,99€, i bastoncini XXL 4,99€, gli gnocchetti tirolesi 1,39€, il salmone 3,99€, i coni gelato 2,29€, e basta, quindi questi erano tutti i prezzi di tutte le cose che abbiamo comprato. Niente, io spero di avervi tenuto compagnia, di esservi stata utile per le vostre spese, scusate. Vi abbraccio forte forte, come sempre vi ringrazio per il vostro immenso affetto, e che non vi ricordo che se potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video, e lasciare un like su questo video se vi è piaciuto. Ciao! Vieni! Ciao! Anche papi! Anche papi, vai! Tutti insieme!